Mi raccomando, se non vuoi perderti nessun video su questo canale, ti consiglio di premere la campanella in alto a destra per ricevere ogni giorno i feed dei video che usciranno sul canale. Buona visione! Ragazzi, qualche giorno fa feci un video teoria nel quale dissi che in Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna sarebbero stati introdotti 23 nuovi Pokémon, tutto basato ovviamente sul numero d'indice di Rockruff che era spostato per l'appunto di 23 numeri. Ovviamente nei commenti mi avete fatto giustamente notare che dei Pokémon potevano essere aggiunti anche dopo il numero 126. E difatti, ragazzi, oggi è uscito un leak sul sito di PokeJungle, quindi non sul mio carlino.it, comunque un sito abbastanza affidabile di notizie Pokémon, che ha pubblicato per l'appunto questa pagina di una rivista, comunque questo leak, nel quale viene sponsorizzato questo nuovo gioco giapponese a tema Pokémon. Ovviamente, che cosa c'è di strano, comunque di curioso in tutto ciò? Che questo leak annuncia, come potete vedere, che il Pokédex di Alola conterrà al suo interno 400 nuovi Pokémon. Possiamo anche vedere come la forma criniera del Vespro di Necrozma avrà per l'appunto il numero 400. E ragazzi, oltre ovviamente a trovare il link in descrizione dell'articolo per avere più informazioni a riguardo, tutto ciò vuol dire che in Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna potrebbero essere contenuti 98 nuovi Pokémon. Il numero aumenta a dismisura, ragazzi, a dismisura. Ovviamente non prendete la notizia con il paraocchi. 98 nuovi Pokémon vuol dire 98 nuovi Pokémon, sì, ma tra nuovi Pokémon effettivi, quindi magari evoluzioni, pre-evoluzioni e robe del genere, nuove forme Alola di Pokémon già esistenti, che non sappiamo se saranno di Kanto o di Johto o di Sinnoh. Mi piace pensare che allarghino la cosa, ma questo lo andremo a vedere. E poi, ragazzi, ovviamente anche le ultra creature, che non sono assolutamente da escludere e che in Pokémon Sole e Luna sono state classificate proprio all'interno del Pokédex. Già conosciamo alcuni altri Pokémon, alcune forme alternative. Conosciamo le due nuove forme di Necrozma che probabilmente occuperanno un loro posto nel Pokédex. Conosciamo due nuove ultra creature. Conosciamo una nuova forma di Lycanroc che in questo momento non ricordo se possiedono queste nuove forme un numero specifico del Pokédex. Purtroppo, ragazzi, questi video qua, lo sapete, sono tipo video a caldo, quindi non sono particolarmente informato, nel caso metterò fuori in annotazione. E quindi, ragazzi, i Pokémon che verranno introdotti sono 98, ma alcuni già li conosciamo. Quindi, insomma, non vi aspettate esattamente 98 Pokémon annunciati tutti in una botta. Probabilmente non li annunciano per il semplice fatto che vogliono evitare spoiler. Il gioco Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna già avrà delle caratteristiche comunque simili a Pokémon Sole e Luna. Quindi spoilerare tutto vorrebbe dire veramente rovinare qualsiasi sorpresa. Già secondo me sulla trama hanno esagerato mettendo certe immagini. Ma comunque, ragazzi, io direi che il video può concludersi qua. Prima però vi invito a vedere il video delle 14:30 che trovate qui sotto in descrizione e nelle schede, se stavolta ricordo di metterlo, perché, ragazzi, è stato fiddato zero e quindi ci terrei che lo vediate, anche perché ci ho lavorato davvero tanto. È un video teoria, quindi insomma sapete che cosa vi aspetta. Detto ciò, per l'appunto, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, vi invito, come al solito, a lasciare un bel mi piace, un commento e un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo leak, se credete come me che possa essere veritiero, se credete che sia un fake. Comunque vi ricordo che il sito è abbastanza affidabile e in generale fatemi sapere la vostra opinione. Inoltre vi invito a premere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui feed e a passare dai social per rimanere in contatto con me. Detto ciò, ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.